amico consacrato a Maria, mi giunge una riflessione molto bella che desidero condividere, perché tocca un tema di straordinaria importanza per noi in questo momento di grande difficoltà in cui tutti siamo posti. Il messaggio verte su questo concetto fondamentale. La salvezza è in Maria. Un messaggio con cui rinsaldare la nostra speranza soprannaturale in un aiuto speciale e provvidenziale che ci viene da Dio attraverso Maria. La salvezza è in Maria. Leggiamo questa riflessione. Chi ha fede? Sa che dietro le guerre fatte per motivi razziali, per affermare egemonie, diritti, necessità politiche, interessi economici, si cela in realtà la vera battaglia tra il cielo e l'inferno. E chi ha fede sa anche che le vere vittime sono le anime di coloro che perdendo la fede, la speranza e la carità, perdono la vita eterna, morendo alla grazia di Dio. La vera guerra non è quella tra uomini che uccidendosi perdono la vita mortale, ma di Satana contro gli spiriti. Riflettendo sulla vita trascorsa dei nostri nonni, scopriamo che quelli che erano nati agli inizi del 1900 sperimentarono la prima guerra mondiale che provocò 22 milioni di morti, poi la pandemia dell'influenza spagnola che ne uccise 50 milioni. I sopravvissuti vissero poi la crisi economica globale iniziata con il crollo della borsa di New York che provocò una enorme disoccupazione e carestia. Dopo arrivarono i nazisti al potere e la seconda guerra mondiale che inaugurò l'uso della bomba atomica provocando più di 60 milioni di morti totali. I loro figli vissero la guerra fredda nell'ansia di un probabile conflitto nucleare, temuto fortemente quando iniziò la guerra di Corea. E ciò basterebbe a capire perché credettero di vivere i tempi dell'Apocalisse e dell'Anticristo e furono provati nella fede. Alcuni pensatori credenti del dopoguerra, infatti, scrissero di aver capito che i sette sigilli nominati nell'Apocalisse erano stati aperti. E anche la nostra generazione, anche se vissuta nel benessere del consumismo, ha sperimentato le sue tristi vicissitudini, da non potersi considerare una generazione felice. Se guardiamo onestamente la storia globale del pianeta, la nostra generazione ha vissuto la guerra fredda, la crisi di Cuba, la guerra del Vietnam, il crollo del comunismo, il crollo delle torri di New York, il terrorismo, le guerre del Golfo, ISIS, la crescente inarrestabile sistematica disoccupazione, la morte per droga e per disperazione, per cancro, per l'AIDS, per la legalizzazione dell'aborto, le moderne pandemie influenzali e per ultimo la tragedia delle morti che il fenomeno dell'immigrazione globale causa ogni anno e tante altre cose brutte. Ma per la nostra generazione, quella odierna, si è manifestata una sciagura in più, tutta nuova, di cui si cerca di non parlare quasi mai abbastanza. La novità è che la Chiesa, nel frattempo, ha brillato sempre meno, purtroppo. Dal dopoguerra in poi si è addormentata, seguendo il canto delle sirene del mondo, accogliendo persino gli errori e gli orrori del comunismo, creando nuove teologie che hanno poco o niente di cristiano. Molte cattive teologie si sono affacciate negli ultimi tempi, troppe, e oggi purtroppo radicalmente affermate, professano tragicamente la deriva verso l'apostasia del Vangelo di nostro Signore. Oggi nella società è nato un nuovo frutto marcio che ha corrotto non solo la società ma anche e soprattutto la Chiesa, il cosiddetto modernismo. Vediamo le sue più palesi conseguenze? Se obiettivamente osserviamo l'ultima generazione di ventenni e trentenni, ci accorgiamo che si grida alla fine del mondo quando un acquisto su Amazon impiega più di 3 giorni per arrivare o quando non si ricevono più di una decina di likes per una foto pubblicata su Facebook o Instagram e soprattutto quando il proprio smartphone non funziona più. La fede in nostro Signore Gesù sembra ridotta al lumicino e molto spesso, se c'è, si tratta di una fede già corrotta dalle nuove teologie progressiste che hanno ormai poco, poco di cristiano e di cattolico.
L'intelletto della giovane generazione di oggi vive immerso nel culto della salute del corpo, del narcisismo più sfrenato, e lo scopo della vita sembra essere quello di godersi la vita, appagando il più possibile i sensi della carne, divertirsi a tutti i costi, mantenendosi sempre giovani per godere pienamente e liberamente della propria sessualità. Non si lavora più per sperare di formare una famiglia, non si hanno più ideali di santità, anzi, si vive in piena apatia religiosa, in cui il desiderio dell'ultraterreno sembra essere sparito. Si vive senza Dio, oggi casomai sostituito da un idolo immanente e naturalista. Oggi, chi ha la fortuna di un lavoro, bada ad ammazzarsi di lavoro da lunedì a venerdì, nella prospettiva di spendere tutto nello sballo nei locali, il venerdì notte, il sabato e la domenica, facendo godere sfrenatamente i sensi per ritornare poi lunedì alla solita routine. I dispositivi tecnologici sempre più connessi ci spingono a vivere una vita doppia e surreale, nei social, distaccandosi sempre più da quella reale, pilotando la nostra volontà a seguire le mode che più convengono al perfetto consumismo. Non si prega più, e se lo si fa non si utilizza il cuore, già il cuore che è sempre più pietrificato dal peccato. Qualcuno a buona ragione comincia a sostenere che il marchio della bestia c'è già da tempo, ma è ancora invisibile su molte, moltissime fronti. Nel frattempo si continua a morire, terminando il viatico su questa terra, presentandosi innanzi a Dio per essere giudicati così come capita. Nessuno pensa di dover affrontare un giudizio particolare innanzi a Dio, che può costargli la dannazione eterna. Troppo deprimente a pensarla così. Meglio pensare che non ci sarà nessun giudizio, né inferno, né purgatorio, ecco, al massimo il paradiso, basta che questo non sia niente di terrorizzante. E l'incredibile è che ciò lo comincia ad affermare la Chiesa. Nel frattempo, la Chiesa, sempre più incapace di indirizzare l'umanità a Dio, si è ormai inchinata anch'essa ai voleri del mondo, firmando patti d'intesa con false religioni, in nome dell'ecumenismo che professa sempre più una nuova falsa religione universale. E mi fermo qui, ci dice il nostro amico, per non ripetere altre cose che ormai suonano come delle ovvietà, tristi ovvietà. Cos'è accaduto alle nuove generazioni? Si sa anche che Lucifero, nelle sue manifestazioni, ha sempre cercato di imitare Dio, così come Dio ha dato ad ogni nazione il suo angelo protettore, Lucifero le ha assegnato il suo demone, a cui ha dato ordine di seminare orrore, disperazione, errori, affinché i popoli si allontanino da Dio maledicendolo. Aiutati da uomini malvagi, i servi di Satana, i suoi demoni spengono la fede, la speranza e distruggono la carità, diffondendo odio, lussuria, ateismo nei cuori degli uomini. Seminano in una sola parola l'inferno, riuscendo a trovare terreno propizio ai loro scopi, specialmente nell'odierna società moderna, ma oggi anche trovano aiuto prezioso dentro la Chiesa. Certamente anche gli angeli del Signore lottano a difesa delle anime, ma i suoi angeli non trovano invece terreno al loro propizio, anzi hanno trovato terreno ostile persino nella Chiesa. Diciamo che ci sono stati troppi casi di fuoco amico sospettabili di tradimento. Ecco che sembra che le forze amiche del bene sembrano soccombenti rispetto ai nemici infernali. Per vincere, gli angeli che combattono al nostro fianco, la vera battaglia, tutta spirituale, dovrebbero essere aiutati da anime viventi nel bene e per il bene. Ma queste anime sembrano purtroppo troppo poche rispetto a quelle che non credono, non amano, non perdonano, non sanno soffrire per offrirsi in riparazione. Sembra che guardando il livello di corruzione raggiunto nella vita sociale e religiosa, gli ultimi tempi apocalittici siano proprio maturati. A tal proposito, già alcuni mistici del secolo scorso ci avevano avvisato che i loro tempi erano paragonabili a quelli del diluvio di Noè. Oggi, la lotta fra il cielo e l'inferno sembra aver raggiunto, per come stanno andando le cose, il tempo della manifestazione della seconda bestia, di cui si parla nel capitolo 13 dell'Apocalisse, cioè la venuta del ministro satanico che sotto la veste di agnello ha lo spirito del drago, che è il corrispettivo di Gabriele, perché annuncia con tanta dolcezza la bestia e con una forza così forte da smantellare ogni resistenza, persuadendo quasi tutti che è giusto seguire le sue orme.
Forse è il tempo in cui questa forza si manifesta così potente anche grazie all'aiuto dell'uso cattivo della scienza, la falsa scienza, che corrompe senza produrre ribellione, persuadendo un numero enorme di anime, conducendole alla perdizione. Inoltre, le nuove eresie iperluterane, operando all'interno della Chiesa, hanno attaccato prima subdolamente e adesso spregiudicatamente il culto mariano, rendendo Maria Santissima quasi del tutto sconosciuta, privando la Chiesa di questo meraviglioso acquedotto di grazie. Tutto ciò, come sappiamo, preannuncerebbe infine la manifestazione dell'Anticristo che cercherà di trascinare le creature razionali verso una vita bestiale che rinnegherà non solo la fede, ma persino la ragione. Il tempo in cui il marchio della bestia sarà, questa volta, ben visibile e vicino. Il Signore, per opporsi a questo rinnegamento, come sappiamo, farà risplendere la sua stella del mare, Maria Santissima, che sarà la precorritrice del Cristo nella sua ultima venuta. Se questi sono i tempi vicini al trionfo del suo cuore immacolato, la nostra Regina susciterà un risveglio potente dello spirito, perché ella è la santa avversaria del perfido avversario e il suo calcagno è destinato a schiacciarlo. È giunto il momento che il suo piccolo resto, formato da coloro che ancora posseggono la fede, si schieri. I tempi della dunata per radunarsi alla battaglia sono arrivati. Bisogna ormai scendere in campo, faccia a faccia col nemico vero che ha le sue truppe umane e spirituali, e battersi per la nostra Regina, l'Immacolata Vergine Maria, che è la sede della sapienza, la corredentrice e maestra, destinata a vincere le eresie che già corrompono anime ed intelletti. Le schiere dei suoi consacrati devono impegnarsi con ogni risorsa spirituale e materiale, sino allo sfinimento, per farla conoscere alle nuove generazioni, per agevolare, affrettare e aiutare il suo trionfo. Nuovi evangelizzatori sono necessari adesso, ora, in questi tempi. Evangelizzatori non soltanto del Cristo, ma anche della Madre di Dio. Già oggi sicuramente una più vasta conoscenza di Maria avrebbe ammaestrato tante anime, impedendone la caduta, e si sarebbero salvate. Bisogna che si innalzi lo stendardo di Maria più in alto possibile, impiegando tutte le forze per portare le più anime possibili, perché lei, la corredentrice, come già fu, è causa e fonte indiretta della redenzione dell'uomo e lo sarà ancora per volontà divina. Dobbiamo innalzarla alta sul mondo, ma anche sulla Chiesa, per farla riscoprire come la maestra pura, umile, fedele, prudente, pietosa, degna di essere amata e conosciuta, tanto più oggi che il mondo precipita inesorabilmente verso le tenebre. Bisogna che il mondo si penta e l'ami, e tanto più la imiti, onde sia ricondotto verso la grazia di Dio. Lei, che è la rivincita di Dio, che esistendo cancella continuamente dal cuore di Dio l'amarezza della disobbedienza e dell'ingratitudine umana, della fornicazione umana con Satana, risparmiandoci i giusti castighi. E l'amico ora cita, per dare voce viva alla amatissima e santissima madre, alcuni brani che la regina del paradiso rivelò a Maria Valtorta, per chi ci crede, riportate nei suoi quaderni. Così è scritto, così per chi ci crede, dice Maria Santissima: lasciami mettere le mani sul tuo seno. Oh, se nel vostro soffrire mi chiedeste sempre questo, io sono l'eterna portatrice di Gesù, egli è nel mio seno. Chi a me si appoggia, lui tocca. Chi a me si volge, con lui parla. Io sono la sua veste, egli è l'anima mia, più ancora unito ora di quanto non fosse nei 9 mesi che mi cresceva in seno il figlio mio, è unito alla sua mamma. E si assopisce ogni dolore, fiorisce ogni speranza, fluisce ogni grazia. Chi viene a me mi posa il suo capo sul seno. Io prego per voi, ricordatevelo, la beatitudine d'essere nel cielo, vivente nel raggio di Dio, non mi smemora dei miei figli che soffrono sulla terra. E io prego, tutto il cielo prega, poiché il cielo ama. Il cielo è carità vivente e la carità ha pietà di voi. Ma non ci fossi che io, vi sarebbe già sufficiente preghiera per i bisogni di chi spera in Dio.
poiché io non cesso di pregare per voi tutti, santi e malvagi, per dare ai santi la gioia, per dare ai malvagi il pentimento che salva. Venite, venite, o figli del mio dolore, vi attendo ai piedi della croce per darvi grazia. Venite, che io vi porti al Cristo tenendovi per mano, con questa mia mano che ha sofferto, che ha sorretto i primi passi del Gesù Salvatore per le vie della terra e che gli ha insegnato a camminare perché sollecito salisse al Golgota per salvare voi, a me più cari perché i più infelici fra tutti gli uomini, i condannati che lotto per strappare al potere che vi trascina all'abisso, per salvare al cielo, guardate quanto pianto per voi. Sì, ella ci stringe al seno, così malati, sporchi come siamo, per detergerci con le sue lacrime misericordiose, per nutrirci col latte del suo seno, per portarci con le sue mani dal suo figlio perché vuole che lo amiamo. E sempre Gesù a Maria Valtorta: se non fosse per le cure di Maria, per le preghiere di Maria, la razza umana non sarebbe più. L'avrei cancellata, perché veramente il vostro vivere ha toccato il profondo del male e la giustizia è ferita, la pazienza è colmata, la punizione è pronta. Ma c'è Maria che vi ripara col suo manto, e se io posso con un volger di sguardo far prostrare il paradiso e tremare gli astri, non posso nulla contro mia madre. Sono il suo Dio, ma sono sempre il suo pargolo. Su quel cuore mi sono riposato nel primo sonno d'infante e nell'ultimo della morte, e di quel cuore so tutti i segreti. So dunque che punirvi sarebbe dare un trafiggente dolore alla madre del genere umano, alla madre vera che sempre spera potervi vi sono maestro anche in questo, nell'amore per la madre. A chi ancora crede nel mondo, io dico, la salvezza del mondo è in Maria. È urgente, quindi, è necessario donarsi a Maria Santissima, continua il nostro amico, per donare Maria al mondo, perché ella possiede in pienezza assoluta le potenze, le intelligenze, le sapienze del suo Signore, e perché l'amicizia con Maria è causa di perfezione e di salvezza, che infonde le virtù che Dio le ha concesso come coronamento dell'opera di redenzione del Figlio suo. Dice infine Gesù sempre a Maria Valtorta: io, il Cristo, vi ho salvato col dolore e col sangue. Ella, Maria, con il dolore e col suo pianto, e vorrebbe salvarvi col suo amore e suo sorriso. Preghiamo con San Luigi Maria Grignon de Montfort. O Maria, la luce della tua fede diradi le tenebre del mio spirito. La tua profonda umiltà si sostituisca al mio orgoglio, la tua sublime contemplazione ponga freno alle mie distrazioni, la tua visione ininterrotta di Dio riempia la mia mente della sua presenza, l'incendio di carità del tuo cuore dilati e infiamme il mio, così tiepido e freddo. Le tue virtù prendano il posto dei miei peccati, i tuoi meriti siano il mio ornamento presso il Signore. Infine, carissima e diletta madre, fa che io non abbia altra anima che la tua per lodare e glorificare il Signore, che io non abbia altro cuore che il tuo per amare Dio con puro e ardente amore come te. Amen.